Ciao a tutti, io sono Simone e benvenuti sul mio canale. Oggi vi voglio presentare una recensione, tra virgolette, esperienza d'uso dello Xiaomi Redmi Note 4 di mio possesso, già con 5 mesi di vita. E vi voglio raccontare tutto quello che sto l'esperienza di uso. E come va, se vale la pena comprarlo o se ho sbagliato a passare da un Galaxy Note 3 a questo Xiaomi. Andiamo a vederli, ciao! Niente, allora, quello che subito che mi ha dato all'occhio, che mi è piaciuto di questo smartphone è sicuramente l'estetica. Io è il primo smartphone che ho in alluminio, l'altro il Note era simil plastica dietro, quasi pelle plastica, e non scivolava. Questo appena l'ho comprato, l'ho aperto, e tra virgolette l'ho comprato su Gearbest, mi hanno dato un buono sconto veramente ottimo, vi lascio in descrizione il link se lo volete acquistare su Gearbest. È un modello, è una versione un po' limitata, questo blu, non si trova facilmente. È un 3 giga RAM di memoria RAM e 64 di ROM, naturalmente espandibile. Sul lato destro troviamo la ghiera per il volume e il tasto di accensione, che sono in tinta con lo smartphone, è veramente molto bello. In altro troviamo l'entrata per le cuffie jack 3.5 e l'infrarossi e un secondo microfono contro il rumore. Sul lato sinistro troviamo la ghiera dove possiamo inserire, come vi dicevo prima, una SIM o una micro SD, ok, o soltanto una SIM se vogliamo utilizzare solo la SIM. In basso troviamo sul lato sinistro del telefono, qui c'è il microfono, quindi non è una seconda cassa, è un microfono, e qui c'è la cassa. Purtroppo capisco che non è un top di gamma di Xiaomi, però è ora che Xiaomi inserisca veramente la Type-C. Però questo, in fin dei conti, per me non è un problema, perché io ho tantissimi cavi e caricabatterie e micro USB, quindi non trovo la differenza, non so. E comunque, non avendo neanche la ricarica rapida, non ne ho bisogno. Parlando della ricarica, questa batteria è da 4100 mAh, la carica è molto molto lenta. Io minimo sotto alle 2 ore non sono mai riuscito a caricare con un suo caricatore originale, un cavo ottimo, però da cambiare anche il cavo, il caricatore, però non si arriva mai sotto le 2 ore. Non vi voglio annoiare con tutti i dati tecnici, perché sicuramente avete visto recensioni di colleghi youtuber professionisti. Io non mi ritengo un professionista della recensione di uno smartphone. Però vi posso solo dire che comunque la diagonale sono di 5.5 pollici, il vetro è 2.5 arc, è un po', diciamo, ripiegato, però ho notato che, se riusciamo a vedere, sì, sui lati del vetro, c'è, prima dell'alluminio, c'è una sorta di plastica che fa un po' da scalino. Vedete, si sente anche un po' il rumore. Qui si trattiene abbastanza lo sporco, la polvere, veramente è un peccatino. Ho dimenticato che qui in basso troviamo il soft touch centrale per tornare indietro e per il multitasking. Come vedete, comunque è bello, un bel telefono, mi piace tanto. Qui dietro troviamo, oltre al logo del Xiaomi, un alluminio sembra abbastanza resistente su questo lato, ma poi vi racconterò una cosa. In alto la fotocamera da 13 megapixel, un doppio flash LED e un fingerprint per sbloccare il telefono. Vedete, è rapidissimo, basta toccarlo guardate, vedete, velocissimo. Ok, fotocamera da 13 megapixel che non mi fa veramente impazzire. Poi vi farò vedere delle foto che ho fatto in questi giorni. Qui troviamo queste linee nere non sono solamente estetiche, ma sono un prolungamento delle antenne per la ricezione.
Qui davanti, oltre alla fotocamera da, 5, da solo 5 megapixel, che è un po' poco, potevano forse fare qualcosa in più. Qui c'è la cassa audio, ci sono i vari sensori di prossimità, di prossimità e di, diciamo, di luce, che non è tanto preciso perché ci vuole tanto tempo a cambiare illuminazione. Cioè, quindi se io ce l'ho sull'automatico, quando vado al sole ci mette un po' di tempo a capire, e quindi a schiarirsi, e così il contrario, quando sono al buio ci mette un po' di tempo a tornare un po' più scuro. Ma adesso passiamo alle funzioni vere e proprie per capire se ci sono dei problemi, se c'è dei bug e così via. Perché molti miei colleghi, tra virgolette, youtuber, dicono che questo è un telefono per, diciamo, per utenti consapevoli. Io sono consapevole abbastanza. Questa è la versione global, internazionale, che non ho mai capito bene la differenza. Mi è arrivata già in italiano, comunque multilingue, italiano, spagnolo, inglese, quello che vogliamo inserire, e non c'è preinstallato o installata nessuna applicazione in cinese. È basata su Android 6.00, non so, qualcosa del genere, andremo a vedere bene, e con la MIUI 8. Andiamo, l'accendiamo per vedere come funziona. Una cosa che veramente che mi fa veramente impazzire, mi piace tantissimo, sono le personalizzazioni. Per questo io lo amo in particolare, perché vabbè, vedete che comunque lo sblocco è velocissimo, è veramente, si sblocca 99 volte su 100 senza problemi. Dicevo che mi piace tantissimo la sua, diciamo, la sua versatilità, la sua originalità, nel senso che possiamo veramente crearlo come ci piace, semplicemente con un'app fantastica di Xiaomi. Comunque non è la unica che ce l'ha la grande Samsung, ce l'ha la Huawei, però ce l'ha anche Xiaomi. A me piace tantissimo, che sono i temi. Come vedete, comunque è già personalizzato di suo. Io ogni tanto controllo se c'è qualche che tema nuovo e mi piace cambiare. E c'è da dire che sono sempre tutti gratuiti. Qui c'è lo store, ho i temi, ho gli sfondi. E andando qui sul mio account ci sono tutti i temi che io ho già installati, che sono 17. Volendo, un giorno voglio rimettere questo, che mi piace anche particolarmente. Ok, faccio su applica e ci mette veramente pochissimi secondi. Vedete, tutto in diretta senza tagliare niente. E vedete, sono veramente 4-5 secondi di tempo. Vedete, è passato, è cambiato telefono. Sembra un altro telefono, ma è lo stesso di prima. Vedete? Cioè, e questa anche mi piace tantissimo perché c'ha le icone molto colorate e si vedono le app anche da un chilometro, si riconoscono. Oltre a questo, che mi piace tantissimo, quindi lo sblocco e le applicazioni, e lo schermo, che nonostante non è super 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 HD, super 4K, 5, 6K come tutti oggi fanno di moda, però è un HD, risoluzione altissima, che non vi sto a raccontare perché tanto i numeri non contano, però si vede veramente bene e non ha veramente nessuna sbavatura, che adesso vi faccio vedere. Per esempio lo schermo, che a me piace tantissimo. Ok, vi faccio vedere tutte le palette dei colori, come si comporta. Andiamo a cercare una paletta di colori, questa qui, per esempio, vedete? Speriamo che comunque con la fotocamera e la luce artificiale si riesca a percepire. Sotto la luce del sole, qualche volta proprio diretta del sole, non si vede a livelli altissimo, però si vede abbastanza bene. Ed è così, alziamo la luminosità, benissimo, vedete? Il black, saturazione del black, il nero, vedete come piega un po', magari si diventano un po' grigi, però sinceramente bianchi non ci possiamo lamentare per un device che
lascio sotto in descrizione se lo volete comprare su Gearbest, che sta 140-160 euro, non di più, anche se non so se riuscite a trovare ancora questa versione qui. Andiamo a vedere poi, diciamo, delle foto, come si vede, delle foto ad alta risoluzione, vedete? Spero che dalla videocamera della mia Panasonic si riesca a percepire. Ok, non sono foto che ho realizzato io, ma sono foto, diciamo, che ha questa applicazione per vedere lo schermo, per vedere la qualità dello schermo, che è veramente alta e mi piace tantissimo. Passando a questo da qui, possiamo saltare sulle foto. E le foto qui magari c'è un piccolo punto a sfavore, perché la fotocamera anteriore 5 megapixel, sì, fa delle foto, io non uso tanto fare selfie, però faccio qualche videochiamata in famiglia e i selfie, o comunque è discreta, sono 5 megapixel discreti. Dietro la 13 megapixel non mi soddisfa alquanto. Vi faccio vedere perché, specialmente di notte, sia durante i video o foto, non è, ho sbagliato, non è di ottima qualità. Vi faccio vedere delle foto che ho realizzato, scusate, delle foto che ho realizzato di notte e di giorno, per esempio. Vediamo se. Allora, queste qui sono foto realizzate. Questa è una foto realizzata. Vediamo se la giro, magari vediamo meglio. Non mi piace con il telefono che gira automatico. Questa è una foto realizzata di giorno. Vedete, sono foto realizzate di giorno. Vedete, e questo di notte quasi. Purtroppo non era completamente notte, ma vi dico che se fate dei video di notte non è. Sono molto sgranate sia le foto che i video. Quindi magari non è uno smartphone realizzato al 100% per fare i video, però qui sappiamo che per fare delle foto e video ci vuole una fotocamera, c'è poco da fare, signori, mi dispiace dirvi questo. Passando alla batteria, la batteria è discreta, io sono 24 ore al giorno, ho 24 ore al giorno il telefono, non lo spengo mai, quindi per me la durata è ottima. Vedete qui adesso la temperatura è 37, perché comunque lo sto utilizzando, è un po' aumentata. E quello sì, magari quando si usano delle applicazioni un po' che richiedono abbastanza RAM, abbastanza energia, sì, si surriscalda, questo è vero. Però io credo che sia anche per il tipo di scocca, che è tutto in alluminio il telefono, lo smartphone, quindi si riscalda molto facilmente. Per quanto riguarda i consumi, io vi posso dire che i consumi, adesso qui erroneamente ho chiuso la, scusate, tutto in diretta. Andiamo a vedere un attimo le screenshot che ho fatto del consumo batteria. Abbiate un attimo di pazienza. Ok, comunque questo, anche se non è di oggi, comunque è una mia giornata tipica. Vedete, sono sempre connesso, GPS attivo veramente quasi tutta la giornata. 20 ore su 24, e il consumo batteria è abbastanza, vedete, è abbastanza costante. Segnale di rete, comunque GPS sempre attivo e molto costante. Sempre in generale, comunque lo schermo consuma 3-7 batterie. Questo è il consumo che io ho diario. Comunque faccio 24 ore al giorno, uso sempre. Arrivo tranquillamente alle 24 ore, arrivo anche a 30 certe volte. Sì, c'è da dire che non uso molti giochi. Se arrivo magari qualche giorno uso un po' più dei giochi, scendo un po' di batteria, però non ci si può proprio lamentare. Vediamo un attimo come apre i principali social network, se sono velocissimi. Non ho già preaperto prima, quindi si aprono, è la prima volta che li sto aprendo, comunque non male. Vedete, torniamo indietro, apriamo YouTube. Vedete, è abbastanza veloce anche YouTube. Andiamo un attimo sul mio canale per vedere se carica velocemente. Sì, carica abbastanza velocemente. Torniamo indietro, apriamo Instagram. Ok, anche Instagram è molto veloce, nonostante ci sono tantissime, tantissime, tantissime foto. E Twitter, magari Facebook no perché è un po' più personale, ma Twitter,
Vediamo se anche Twitter si apre molto velocemente. Ok, questo c'è stato un aggiornamento. Non gli sto chiedendo. Comunque, anche Twitter, vedete, aprono le foto molto molto velocemente. E funziona anche velocemente comunque il Google. Andiamo a vedere, per esempio, facciamo una ricerca su Google. Vedete, ok, andiamo su Google. Se voglio acquistare un biglietto del Trenitalia, andiamo sulla pagina. Qui sono in wifi, quindi vedete, si apre molto velocemente. Per quanto riguarda la connessione 4G, che molti chiedono, c'è la banda 800, si chiama, credo così. Io uso Wind e vi posso dire che sono tutti i giorni connesso quando non sono a casa. Viaggio spesso tutti i giorni sul treno, faccio quasi 3 ore e mezzo di treno. Ci sono molte gallerie, ok, vado, però non perdo mai, cioè perdo segnale se sono in galleria, però connessione ho sempre, solo magari in zone un po' dove è coperto per tutti e coperto anche per me, e molte volte appare anche il segnale 4G, quindi anche se non c'è la banda 800 o B20, non so come si chiama, ragazzi, ve lo consiglio, perché comunque la perdita o il rallentamento di segnale è talmente limitata che non ha senso stare a discutere per queste piccolezze. Ok, però mi sono dimenticato di farvi vedere. Voglio aprire la fotocamera. Ok, per fare delle foto qui. Vediamo, facciamo una foto del... Scusate, prendo il mio classico martellissimo di Thor. Ok, se io voglio realizzare una foto, vedete, comunque è molto molto veloce. Vedete, qui si fa, con questo si possiamo creare video, così la foto ha diverse modalità, vedete, per l'audio, la bellezza, conto alla rovescia, la scena, il panorama, il manuale, notturno e così via. Ok, possiamo tornare indietro, qui si può comunque attivare o disattivare il flash automatico, c'è anche l'HDR che si può attivare o disattivare o lasciarlo in automatico. Per esempio, se mettiamo a fuoco qui un oggetto, possiamo aumentare la luminosità o diminuirla. Vedete? È molto interessante. Vi ripeto che comunque si sì, fa delle foto abbastanza buone, però se comprate questo telefono per usarlo come fotocamera, vi posso dire che comprate una fotocamera, perché nessun telefono che costa sotto i 150-160 euro può fare foto di livello da fotocamera. Cosa vi posso dire? Non ho mai avuto un impuntamento, non mi si è mai riavviato da quando ce l'ho, mai avuto nessun problema. Gli aggiornamenti arrivano con frequenza, arrivano con molta frequenza dalla Xiaomi a aggiornamenti di sicurezza. Okay, questa è l'info sul telefono, vedete, lo si chiama Redmi Note 3, il modello, perché si apre Google, non ti ho chiesto niente. Redmi 4 è basata sulla versione 6.0 di Android, il patch di sicurezza. Ok, la versione MIUI 8.2.1 stabile, abbiamo un DecaCore, 3 GB di RAM, 64, bene mie, così via, lo stato così via, e niente, questa è la versione. Per, diciamo, la versione MIU interessante. Sto aspettando magari la 9, non so, ho letto che su questo smartphone ci sarà anche l'aggiornamento a MIU 9, e io lo spero, perché così per cambiare, ma non so, a me non mi cambia niente. Io comunque uso questo smartphone anche per caricare video, comunque sempre qui sui social, ma non incontro mai avuto nessun problema. Vi voglio far vedere, utilizzo poco i giochi e ho scaricato uno di questi che fa camminare abbastanza la RAM, il processore, per vedere come si comporta. Tutti usano Real Racer e io uso questo perché a me piacciono le macchine, piacciono le moto. E qui ho una gara di scooter. Ok, andiamo a vedere come si comporta la nostra Vespetta. E vediamo, comunque, se andiamo avanti, non stiamo a vedere come funziona il gioco, ma voglio far vedere soltanto come gira senza lag, senza interruzioni. Via via, vedete la mia rispetta? Qui dovrebbe suonare, no, qui frena,
vedete? Senza nessun rallentamento, devi evitare le macchine. Vedete? C'è il freno, qui l'audio è abbastanza, veramente abbastanza buono. Vedete, se giro, attenzione. Benissimo, adesso ci entriamo a sbattere così vi faccio vedere comunque che non c'è nessun rallentamento. Forse c'è anche il clacson. No? Va bene, vabbè. Ho sbattuto, guarderai e così via. E ragazzi, cosa vi dico? Io, beh, questa è stata una recensione veloce perché volevo soltanto farvi capire, vedere come vanno questi Xiaomi provenienti dalla Cina e vi posso sinceramente, ragazzi, consigliare di comprarli perché con pochi euro, tra virgolette pochi euro, nel senso che sotto, intorno alle 150 euro, un telefono del genere che ha un display da 5.5, una scocca interamente in alluminio, un po' pesantino, adesso non ricordo, magari ve lo lascio scritto, è un po' pesantino, sì, però questa pesantezza lo fa sentire duro, cioè lo fa sentire resistente. Un'altra pecca, forse, scusate, che mi sono dimenticato, che le rifiniture di colore, sì, sono bellissime e sembrano resistenti, però intorno, qui sicuramente non si riesce a percepire, per fortuna, inizia a consumarsi, non so, come se nei punti dove si usa di più, è come se, vediamo se riesce a mettere a fuoco, come se si stesse un po' consumando il colore. Io per fortuna, purtroppo, non mi piace utilizzare delle cover perché le aziende spendono migliaia di euro per il design degli smartphone e mi sembra surreale utilizzare una cover che tappa tutto e comunque cambia anche l'ergonomia dello smartphone. O sì, una cover in, diciamo, a sacchetto dove lo tengo, lo chiudo per bene, quindi lo metto dove lo metto, non si può rovinare con chiave, eccetera. Però quando io lo utilizzo, che ce l'ho sulla mano, io lo voglio sentire lo smartphone così com'è, non mi piace avere altre coberture attaccate. E niente, se vi è piaciuto lo smartphone, compratelo dal link di Gearbest che io lascio in descrizione. Comunque in descrizione ci sono anche i soliti miei gruppi per sconti e coupon. Se vi è piaciuto il video, un bellissimo like grande, condividete. Se non lo siete iscritti al canale, iscrivetevi. Piano piano sto crescendo con iscritti e vi ringrazio a tutti. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.